Buongiorno a tutti, ben ritrovati alla lezione di Pilates. Iniziamo subito, posizioniamoci con le gambe leggermente divaricate quanto la larghezza delle spalle e iniziamo a respirare. Inspirando, solleviamo le braccia verso l'alto, prendendo aria dal naso, espirando, buttando fuori l'aria, portiamo le braccia lungo i fianchi. Ancora. Ancora un'ultima volta, inspira ed espira. Ruotiamo le spalle. E anche tre circonvoluzioni del capo. Espirando possiamo fermare la testa da questa posizione, inspirando riportiamo su entrambe le braccia, fermiamole in alto e inspiro, espiro, andiamo ad inclinare il busto. Inspira, passa al centro, espira, butta fuori l'aria. Espirando sul prossimo, provo a portare un braccio verso il basso. Inspira, espira e cambia. Ancora una volta. Ed espirando ci fermiamo. Portiamo le braccia in apertura esterna ed espirando andiamo a ruotare il tronco. Cerchiamo di mantenere in questo movimento il bacino fermo, le ginocchia ferme e i piedi ben appoggiati. Espira, ruota bene il busto. Inspirando sull'ultimo movimento ci possiamo fermare e portare giù le braccia. Da questa posizione, inspirando, andiamo a sollevare le braccia verso l'alto ed espirando andiamo a flettere il busto in avanti.
Allunghiamo bene e ritorniamo su. Inspira, riporta le braccia lungo i fianchi e ripetiamo. Inspirando, solleviamo le braccia verso l'alto, espirando, flettiamo la schiena. Stringiamo l'ombelico verso la schiena, quindi andiamo a contrarre anche i nostri addominali. Allunghiamo bene e ritorniamo su. Manteniamo sempre l'ombelico stretto stretto e solleviamo la schiena delicatamente, una vertebra dopo l'altra. Espira. Ancora tre volte. Inspira. Espira. E ritorno su. Ancora due volte, inspiriamo, espiriamo, flettiamo il busto, allunghiamo bene e ritorniamo su. Ancora una, inspira. Fermati con il busto flesso, mantieni la respirazione da questa posizione, avanziamo con le mani avanti, raggiungendo la posizione del cane a testa in giù che abbiamo fatto anche l'altra volta, gambe ben distese, talloni dei piedi sollevati, uniamo le nostre caviglie, braccia ben distese, mani ben appoggiate, sia le dita che anche i palmi, posizioniamo la testa all'interno delle nostre braccia e respirando tratteniamo qualche secondo questa posizione. Questa posizione è un'ottima posizione per il nostro allungamento. Da questa posizione abbassiamo un po' il bacino verso il tappetino e avanziamo con la gamba destra. Appoggiamo bene la gamba destra sul nostro tappetino e posizioniamo il braccio sinistro parallelamente alla gamba destra piegata. Da questa posizione inspiriamo ed espirando proviamo a distendere il braccio destro verso l'alto. Cerchiamo di raggiungere la mano con lo sguardo e manteniamo qualche secondo ancora, respirando bene. E ritorno. Da questa posizione indietreggiamo con la gamba destra e andiamo con la gamba sinistra. Appoggiamo bene la nostra gamba sul tappetino, posizioniamo parallelamente alla gamba piegata la mano destra ed espirando solleviamo verso l'alto il braccio sinistro. Manteniamo qualche secondo. E ritorniamo al centro. Da questa posizione indietreggiamo con la nostra gamba sinistra e proviamo a trattenere la posizione raggiunta. Da questa posizione manteniamo gli addominali ben stretti, inspiriamo ed espirando, ruotiamo con il corpo, proviamo a sollevare e ad estendere il braccio verso l'alto.
Se avete difficoltà nel mantenere questa posizione, potete appoggiare una gamba a terra e sollevare la gamba destra in alternativa. Utilizzate bene i muscoli del centro e respiriamo. E torniamo giù. Da questa posizione cambiamo di lato, inspira, espirando ci rivolgiamo sul lato opposto, andiamo ad allungare bene il braccio verso l'alto. Anche qui, se ci sono delle difficoltà, possiamo appoggiare un ginocchio a terra e sollevare la gamba opposta. E ritorniamo giù. Questi esercizi richiedono un po' di forza sulle nostre braccia. Da questa posizione appoggiamo le nostre ginocchia ed espirando allunghiamo bene la schiena. Rilassiamo le spalle, posizione del fanciullo, posizioniamo le braccia lungo le cosce, respiriamo qualche secondo. Ci solleviamo su con la schiena e dalla posizione in cui ci troviamo ci sediamo sul nostro tappetino. Ci posizioniamo seduti con le gambe distese in avanti. Le punte dei piedi vanno in flessione dorsale, quindi il cosiddetto piede a martello. Portiamo le braccia in apertura esterna, cerchiamo di mantenere la schiena ben allineata. Da questa posizione inspiriamo ed espirando, ruotando il busto con la mano sinistra andiamo a raggiungere il piede destro. Inspiro, passo nel centro ed espiro con la mano destra a raggiungere il piede sinistro. Per essere precisi, il mignolo della mano sinistra va a sfiorare il mignolo del piede destro e viceversa. Inspiro da questa posizione, espiro. Inspira, espira. E ancora, inspira, espira. Ancora due volte. E ci fermiamo al centro con le nostre braccia. Proviamo a portare le braccia in avanti. Da questa posizione andiamo a piegare entrambe le gambe. Gambe piegate in appoggio. Proviamo, inspirando, a stringere bene gli addominali, un mezzo rotolamento indietro della nostra schiena. Espirando, andiamo a distendere le braccia verso l'alto. Inspirando, proviamo a stringere bene i nostri muscoli del centro, un mezzo rotolamento della schiena indietro. Espira, butta fuori l'aria, allunga su, ancora espira, espira. Ricordate sempre bene, quando si inspira, che si arrotola la schiena, non schiacciamo il mento sullo sterno, ma cerchiamo di mantenere sempre una distanza adeguata che ci consente di respirare bene.
Inspiro, stringi forte i tuoi addominali, mezzo rotolamento indietro della schiena ed espiro. Inspira. Espira. Fermati in questa posizione, vai a distendere le tue gambe. Inspira, espira, fletti il busto. Inspira, porta su. Espira, butta fuori l'aria, fletti il busto in avanti. E ancora, inspira, espira. E ancora inspira, espira. E ancora inspira, espira. E ancora un'altra volta, inspira. Espira. Riporta sulle braccia. Da questa posizione appoggia le mani al di là della schiena. Posiziona le dita all'interno. Da questa posizione stendi bene le gambe e inspirando ed espirando prova a sollevare il bacino dal tappetino. Stringi bene gli addominali, inspira di giù, espira, butta fuori l'aria, solleva il bacino, inspira di giù, espira. E ancora. Inspira, espira, ancora tre, inspira vai giù, espira sali, ancora due, inspira vai giù, espira sali. E ancora uno, inspira vai giù, espira sali. Prova a trattenere qualche secondo questa posizione. E ritorna giù, espira. Riporta sulle braccia, prendi aria, e inspira, espira. Andiamo a ruotare le nostre spalle. Inspirando, portiamo le braccia al di sopra della testa, espirando, buttando fuori l'aria, ruotiamo bene le spalle. Ancora due volte. Ancora una. E ci possiamo fermare. Da questa posizione pieghiamo le nostre gambe e ripetiamo l'esercizio che abbiamo fatto prima. Portiamo le braccia in avanti, inspiro, andiamo a portarci indietro con le spalle, stringendo bene i muscoli addominali, quindi mezzo rotolamento, espiro, allungo, inspiro. Espira, ancora due volte, inspira, espira, inspira, piano piano scendi sempre di più, appoggiando infine tutta la schiena sul tuo tappeto ed espirando possiamo fermare le braccia lungo i fianchi. Iniziamo con la gamba destra, porta sulla gamba ben distesa,
Ricordati di tenere il piede ben a punta verso l'alto. Da questa posizione eseguiamo delle rotazioni ampie delle nostre anche. Inspira, espira. Cerca di mantenere il bacino ben fermo sul tuo tappetino. Utilizza gli addominali andando a stringere forte l'ombelico verso la schiena. Inspira, espira. Ancora tre ripetizioni. Ed espirando sull'ultima, fermiamo la gamba in alto, ben distesa. Qualche secondo ancora. Respira, mantieni la gamba ben distesa, senti la muscolatura della coscia ben contratta. Respira qualche secondo e giù. Appoggia giù la gamba destra, solleviamo sulla gamba sinistra ed eseguiamo le stesse rotazioni. Gamba ben distesa, piedi a punta, inspiro, espiro e eseguiamo delle ampie rotazioni dell'anca. Sono delle rotazioni esterne, quindi sono delle extra rotazioni. Cerchiamo di mantenere sempre il bacino ben aderente al tappetino, evitando di fare questo, ve lo faccio vedere, evitando di fare questo. Ok? Quindi non va bene, cerchiamo di mantenere il bacino ben aderente sul tappetino. Per poter fare questo bisogna utilizzare al 100% i nostri muscoli del centro, quindi i nostri addominali. Ancora tre. Inspira, espira. Ne facciamo ancora uno, l'ultimo. Ed espirando anche qui, fermiamo la gamba su, ben distesa. Qualche secondo, respira e trattieni bene la gamba verso l'alto, spingendo la punta del piede verso il soffitto, punta tesa. E da questa posizione possiamo flettere il ginocchio e appoggiare giù. Benissimo. Iniziamo con gli esercizi per la parte centrale. Mantenendo le braccia lungo i fianchi, inspiriamo, stacchiamo la testa dal tappetino ed espirando lentamente tutta l'aria inspirata, solleviamo le spalle. Inspira ed espira, ritorniamo giù. Come vi ho detto la scorsa lezione, chi dovesse avere problemi con alcune patologie alla cervicale può eventualmente utilizzare le mani per sostenere la testa. Ok? Quindi va benissimo posizionare le mani al di sotto della testa. L'unica cosa qui fare attenzione è non schiacciare la testa, non schiacciare il mento allo sterno, quindi non spingere eccessivamente la testa in avanti, ma soltanto sorreggerla, ok? Ne facciamo ancora 5, inspira, espira.
In questi esercizi, come in tutti gli esercizi di Pilates, la respirazione è importantissima. Non fatela scappare, mi raccomando. E ancora una volta, inspiro, espiro, sollevo le spalle e mi fermo sul cuore delle mie spalle. Cerco di stringere bene i miei addominali, rispecchio il mio dito verso la schiena. Se ho difficoltà con il collo, posso sorreggere la testa con le mani, oppure se abbiamo a casa una softball Pilates o un sostegno adeguato, lo possiamo appoggiare sotto la testa. Iniziamo a lavorare con le gambe, inspira, espira, solleva entrambe le gambe. Inspira, ritorna giù, espira, sali su. Inspira, espira, scendi. Inspira, espira, sali. Inspira, espira, porta su le gambe, ferma nel su, inspiro, espira, una gamba si estende, l'altra si flette. Ricordatevi sempre che una mano si posiziona sul ginocchio, l'altra invece raggiunge la caviglia. E ci fermiamo al centro, scendiamo giù con la testa, rilassiamo qualche secondo il collo mantenendo le gambe sollevate. Da questa posizione estendiamo su entrambe le gambe, ricordate gambe ben distese, ginocchia ben distese, punta dei piedi tesa verso l'alto. Da questa posizione inspiro, espiro, sollevo sulle spalle la testa, inspiro, espiro, scendo. Inspira, espira. Inspira, espira. Inspiro, espiro, sale, mantengo sulla posizione raggiunta. Provo a mantenere stretto bene l'addome e provo a lavorare con le gambe. Inspira, espira. Inspira, espira. E inspira, espira, afferra e allunga bene.
Inspira, espira, cambia. E ci fermiamo. Andiamo giù con la testa, rilassiamo il collo. Sciogliamo bene le spalle, proviamo a ruotare entrambe le nostre spalle. E da questa posizione estendiamo entrambe le gambe a terra. Posizioniamo le braccia al di là della testa ben distese. Allora, inspirando da questa posizione, solleviamo entrambe le braccia e insieme anche una gamba. Espirando, solleviamo la testa e le spalle, con le mani afferriamo questa gamba e continuando ad espirare, proviamo a sollevare su la schiena del tappetino. Allunghiamo bene e ritorniamo giù. Inspira, espira. Ritorniamo nella posizione di partenza e cambiamo, quindi utilizziamo la gamba opposta. Ricordatevi di alternare. Espirando, andiamo su. Allunghiamo bene. E ritorniamo. Ancora. Ovviamente, se ci sono delle difficoltà a sollevare su tutta la schiena, ci possiamo fermare prima, quindi fin dove riusciamo a sollevarci. Ne facciamo ancora due. Ancora uno. Facciamo un ultimo, anche con la gamba opposta. Espira bene. E ritorniamo giù. Da questa posizione fermiamo entrambe le gambe a terra. Questo esercizio si chiama roll up. Inspirando bisogna sollevare il braccio dal tappeto ed espirando gradualmente si solleva la testa, poi si sollevano le spalle, si spinge forte sui muscoli del centro ed espiro, vado bene ad allungare in avanti e poi ritorno giù, quindi stringo forte i miei addominali e vado a appoggiare la schiena una vertebra dopo l'altra. Vi ricordo, se ci sono difficoltà per il sollevamento della schiena
in questo esercizio evitiamo di spingerci in questo modo sul gomito, è scorretto ed è errato. Cosa possiamo fare come esercizio alternativo? O ci solleviamo e ci fermiamo fino al punto massimo, quindi questo può essere, e ritorniamo giù e ripetiamo l'esercizio. Oppure, mantenendoci sempre simmetricamente con le spalle, possiamo darci una mano andando ad afferrare la tuta, un po' più complesso proprio perché dobbiamo cercare di non avanzare con una spalla piuttosto che nell'altra nel movimento. Quindi cercate insomma di seguire queste indicazioni. Continuiamo a lavorare ancora. E ritorniamo giù. Purtroppo fare attività senza la supervisione di un trainer non è, diciamo, non è proprio eccellente, però comunque seguendo le indicazioni che si danno durante la lezione, poi comunque si frequentano già le lezioni di Pilates, quindi in qualche modo si sa già quali sono le basi. Quindi cercate sempre di controllare al massimo i vostri muscoli, soprattutto nella discesa, una vertebra dopo l'altra, inspirando, allunghiamo bene. Prossimo esercizio si chiama teaser. Inspirando dobbiamo sollevare le nostre braccia, ma insieme alla schiena dobbiamo sollevare le gambe, mantenendo le ginocchia flesse, avviciniamo le ginocchia verso il petto, mi raccomando spalle basse, lontano dalle orecchie, addominali ben stretti. Inspira, espira, si ritorna giù, attenti all'appoggio della schiena. E ancora. Ne facciamo ancora uno insieme. E espirando proviamo a trattenere sulla posizione. Concentratevi, fermate lo sguardo, tenete bene gli addominali stretti, respirate qualche secondo ancora di forza. E ritorniamo giù. Proviamo a fare un teaser un po' più avanzato. Inspirando, solleviamo le nostre braccia, espirando, facciamo forza sui muscoli del centro, ma questa volta le gambe si sollevano su, entrambe ben distese.
Ancora due volte insieme. Ancora una volta. Ispirando sull'ultimo, proviamo a fermare sulla posizione qualche secondo. Da questa posizione piego le mie gambe, mi sposto sul lato destro del corpo e ci solleviamo su dal tappetino. Ci sediamo a terra, eseguiamo dei movimenti con la testa. Andiamo a sciogliere bene il collo. Da questa posizione andiamo anche a ruotare bene le spalle. Inspiro, espiro. Ci possiamo fermare con le nostre spalle, ci posizioniamo in quadrupedia sul nostro tappetino, poggiamo le nostre ginocchia e le nostre mani. Da questa posizione ritorniamo nella posizione di partenza, poggiamo le punte dei piedi ed espirando andiamo a distendere il bacino verso l'alto, ritornando nella posizione del cane a testa in giù. Respiriamo bene, qualche secondo, manteniamo. E da questa posizione indietreggiamo con le mani verso i piedi. E srotolando bene la schiena, veniamo su una vertebra dopo l'altra. Sciogliere bene un po' di volta, ci solleviamo su e siamo in piedi. Da questa posizione un bel respiro. Inspirando solleviamo le braccia in avanti, espirando andiamo a raggiungere un piede con entrambe le mani. Da questa posizione provo a sollevare un braccio e ad allungare verso l'alto. E ritorniamo su, inspira, portiamo le braccia verso l'alto, espiro buttando fuori l'aria, andiamo sull'altra gamba e andiamo a portare su braccio, espirando bene. E da questa posizione ritorniamo giù, passiamo per il centro, risolleviamo sulla schiena. Espiriamo, un altro bel respiro. Espiro, un ultimo bel respiro. Ed espirando, la lezione è finita. Vi ringrazio tutti quanti, ci vediamo alla prossima lezione e buona giornata.